e all'aereo e deve lasciare la sua stanza a mezzogiorno e quindi dobbiamo iniziare. Quindi prego, il moderatore non è ancora arrivato, però arriverà. Inshallah. Io ti do la parola. Grazie, prendo la parola allora, se me la dai. Se mi dai la parola, prendo la parola. Buongiorno a tutti. Io parlerò questa mattina, sì, rapidamente, sulla storia dell'arte a Tunisi nel XX secolo, con un rapido sguardo anche alle ultime tendenze dell'arte tunisina attuale. Sono convinto che in tempi così difficili gli eventi culturali che stiamo presentando in questa splendida sede di Palazzo Firenze permettano a Tunisia e Italia di conoscersi meglio, di integrare fra loro e di intensificare i già ottimi rapporti. Queste parole erano di Mohamed Jegham, l'ambasciatore di Tunisia in Italia, che il 19 aprile del 2002 inaugurava nella sede centrale della Società d'Antalieri a Roma la mostra La diversità della pittura tunisina, organizzata insieme al Comitato Dante di Tunisi, allora come oggi presieduto dall'ottima Silvia Finzi. Per l'occasione, Silvia, tu ricordi che noi esponemmo un'antologica di 37 opere di artisti tunisini che andavano dagli anni 30 fino agli anni 2000. Credo che il rapporto tra Italia e Tunisia, rispondeva a sua volta l'ambasciatore Bruno Bottai, all'epoca presidente della Dantalieri, il rapporto tra Italia e Tunisia, così vicine sia geograficamente sia culturalmente, vada incoraggiato e intensificato grazie soprattutto ad eventi come questo. In effetti, queste parole profetiche di Bottai si stanno rivelando ancora oggi molto valide. Ecco, in effetti la pittura è una forma di espressione che ha profondamente segnato la vita in Tunisia durante il secolo scorso e come vedremo anche oggi. È nata dalla pittura di cavalletto, una pittura intimista alla fine dell'Ottocento, grazie ad artisti viaggiatori come Moses Levi, e che si presenta invece come pratica che non ha conosciuto né periodi di stagnazione né di eclissi, quindi è sempre continuata ad andare avanti. Moses Levi era nato da padre inglese e da madre italiana, aveva studiato qui a Tunisi, nella scuola italiana di Tunisi, ma già all'età di 10 anni, per ragioni di salute della madre, si trasferì con la famiglia in Italia e qui inizia la sua avventura italiana. Nel Novecento, 1900, risultava già iscritto all'Accademia di Belle Arti di Lucca e aveva trovato come compagno Lorenzo Viani, un artista poco conosciuto ancora, ma molto particolare. Levi e Viani frequentarono assieme a Firenze i corsi della scuola di nudo all'Accademia di Belle Arti, tenuti da Giovanni Fattori. Ecco, Giovanni Fattori è il padre dei macchiaioli, cioè del gruppo italiano che in qualche maniera rispondeva agli impressionisti francesi, era la risposta italiana all'impressionismo. In questo periodo Levi si era appassionato anche della grafica ed era entrato in contatto con Renato Natali, altro personaggio importante e a sua volta ancora poco conosciuto, e con il gruppo degli artisti che all'epoca faceva capo al Caffè Bardi di Livorno. Caffè Bardi di Livorno è uno di quei caffè italiani in cui gli artisti si riunivano. A Firenze c'era il caffè Michelangelo, a Roma c'era il caffè Aragno, quindi erano luoghi dove gli artisti, gli intellettuali, gli scrittori avevano modo di incontrarsi. Ancora a Roma, per chi può andare, vuole andare a vicino Piazza di Spagna, al Caffè Greco, troverete ancora non solo i quadri di tanti artisti che dal Settecento in poi hanno lasciato le loro opere al caffè, ma anche il Caffè Greco a sua volta era uno di quei caffè in cui gli artisti del Novecento trovavano un luogo di rifugio e di discussione. Mosè Levi, ancora nel 1907, venne invitato alla Biennale di Venezia,
dove espone alcune incisioni per le ragioni che vi ho detto prima, ma torna a Tunisi e questo ritorno a Tunisi per lui coincide con un allontanamento dai temi che lui aveva in qualche modo assimilato in Italia per ricongiungersi invece alle tematiche della sua terra natale. Quindi c'è un risveglio delle origini da parte di Moses Levi e dipinge soggetti a tema locale. Nell'11 ancora organizza la sua prima mostra personale alla Camera di Commercio di Tunisi, dopo che aveva già compiuto diversi viaggi in Europa, particolar modo a Parigi, dove nel 1932 espone con una sua personale. Ma a causa delle leggi razziali, delle infami leggi razziali, Levi dovette lasciare l'Italia e trovare rifugio di nuovo nella sua Tunisi. Tutto questo fino a conclusione della sua vita che terminò nella bella città di Viareggio, dove ricevette anche una medaglia d'oro per tutta i suoi meriti di carriera. La Tunisia, come ho già detto, è un paese che possiede una grande eredità culturale considerevole e alcune forme d'arte, come la pittura, la ceramica, gli arazzi, risalgono addirittura a molti secoli addietro, quindi non è una recente conquista, è un DNA che sta nell'arte tunisina. Ecco, questa arte tunisina possiamo considerarla una fusione di due culture, un compromesso tra quella araba e quella europea. Non a caso ieri abbiamo ascoltato proprio di questi legami, di queste congiunzioni anche familiari, che ne sono la viva espressione. Quindi è un punto di incontro in cui l'Europa si connette col nord dell'Africa e il nord dell'Africa si connette con l'Europa. E questo ovviamente si risente anche in pittura. Ecco, proprio per questo la pittura tunisina ha potuto caratterizzarsi con uno stile, con proprie caratteristiche che la distinguono dal resto delle altre scuole. Esistono diverse tendenze artistiche, ovviamente la più conosciuta che noi leggiamo, studiamo, è stata l'École de Tunis, creata nel 1945 come risposta orientalista alla pittura orientalista, orientaleggiante, quindi era una risposta, diciamo, più occidentale a quelle che erano forme di espressione orientalista di alcuni residenti in Tunisia. Il desiderio di questi artisti era proprio quello di superare la raffigurazione, diciamo così, di scena di vita quotidiana, feste, riti, cose più popolari, di rappresentazione quasi calligrafica, e raccontare un'altra realtà, la realtà che già si apriva al mondo moderno. E proprio in rottura con quella tradizione orientalista, a partire dagli anni 60, gli artisti della scuola tunisina cercavano nuovi linguaggi, linguaggi più vicini all'astrattismo, alla modernità, a quella che già in quegli anni nel mondo si era avviata come nuova frontiera dell'arte tra l'astrattismo e la pop art. Ma loro proseguono ancora le loro ricerche nell'ambito surrealista, espressionista, delle esemplificazioni dell'immagine che li porteranno appunto a raggiungere nuovi risultati. Molti sono stati gli artisti tunisini che in questo contesto hanno dato un grande contributo alla storia dell'arte del XX secolo. Qui ne vorrei ricordare qualcuno: Yahya Turchi, nato nel 1903 e morto nel 1969, Ali Ben Salem, nato nel 1910 e morto nel 2001, Ammar Farah, nato nel 1911 e morto nel 1987, Gelal Ben Abdallah, nato nel 21, credo che non sia ancora morto, non so se sia scomparso di recente, è scomparso di recente, quindi. Gorgi, nato nel 28 e morto nel 2008. Ecco, questo gruppo di artisti che è doveroso ricordare formò la prima scuola modernista in Tunisia. E questo per noi, diciamo, europei, è un fatto che ha dell'eccezionale perché appunto l'incrocio tra espressioni occidentali, a volte ancora più che occidentali, provenienti dalla stessa America, dove Jackson Pollock, Andy Warhol avevano dato un cambio di passo generazionale a tutta l'arte europea, i riflessi di questa novità appunto vengono
accolti anche qui in Tunisia, e per questo dico il fatto ha una sua eccezionalità. La loro pittura era ispirata a un certo realismo, ma di grande pregio stilistico. Il lavoro di alcuni di questi artisti è rimasto però vincolato a volte a forme proprio di uno stile che veniva insegnato nelle accademie d'arte locali fondate durante il protettorato francese. Quindi c'è un continuo tentativo di svincolarsi dalla tradizione e dall'altra invece denunciare proprio il limite di questa tradizione, ma se lo vogliamo considerare limite, non è detto che lo sia. Ecco, un altro artista della scuola tunisina che occupa un posto molto importante e che va segnalato e sottolineato per la sua bravura e la sua importanza è stato Nejabi Belkhodia. Belkhodia, scusate le mie pronunce, non sono assolutamente efficaci. Nato nel 1933 e morto nel 2007. Belkhodia sperimentò diverse forme di arte astratta, tra cui anche quella calligrafica. Ecco, ritorna spesso questo uso della calligrafia, dell'incisione, del segno, quale retaggio, espressione di un certo calligrafismo. E lo fece con successo, altrettanto a Tim El Mekki, 1918-2003, il quale documentò la realtà del suo tempo con uno sguardo che oggi potremmo definire politico. Qui c'è una parte di impegno politico dell'arte contemporanea, non disgiunto appunto da una visione sociale completamente diversa da quella del potere, e infatti lui dedicò gran parte del suo lavoro proprio a temi di questo carattere e soprattutto per la lotta dell'indipendenza tunisina. Ecco, tra i movimenti fondamentali del XX secolo vorrei tornare ancora sui temi della scuola di Tunisi, che raccoglieva pittori tunisini, francesi e italiani. Uno di questi ibridi è proprio la scuola, il gruppo dei quattro, che all'interno di questa scuola di Tunisi si forma tra Levi, Moses Levi l'abbiamo già citato, Boucher, Lelouch e Antonio Corpora. Quindi un italiano, tunisino, o due tunisini molto italiani e comunque dei francesi, tunisini, tunisini francesi o francesi tunisini. A metà del Novecento molti altri studenti però si avvicinano a questo gruppo, sono gli studenti dell'Istituto Superiore di Belle Arti e arrivarono dal gruppo dei quattro a formare il gruppo di dieci, la cui pittura ricercava le sue origini tra l'archeologia classica, ecco vedete sempre la grande tradizione, e l'architettura maghrebina. E questo è interessante, il fatto che geneticamente non si sia mai interrotto il filo con la tradizione, non si sia mai spaccato questo legame che mette nelle radici dell'artigianato tradizionale, nella vita quotidiana, nel paesaggio urbano. Ecco, questo vedere moderno e un vedere antico. Quindi cercare di modulare sempre queste due miscele così gustose di tradizione. E tra gli anni 50 e 60 ancora, autori come il citato Belkhodia portarono nelle loro opere una visione più astratta e calligrafica. Nel gruppo vi era anche una donna, e questo è molto importante, perché poi le donne nell'arte non vengono mai ricordate, ma sono tante le donne nell'arte. Noi adesso in Italia stiamo ricordando Artemisia Gentileschi, che nel 600 fu una delle grandi pittrici, ma il 900 ha avuto tante artiste. Ricordiamo Sonia Delaunay, ricordiamo la Gonciarova, la stessa moglie di Filippo Tommasi Marinetti, era in parte pittrice e scrittrice, ma comunque faceva parte delle attività artistiche del gruppo d'avanguardia. Ecco, nel gruppo Safia Farah, che nasce nel 24 e muore nel 2004, è una pioniera dell'arte al femminile. Chissà perché poi le donne nell'arte non vengono considerate. C'è una piccola digressione. C'è un pregiudizio della donna nell'arte che risale ai tempi di Vasari. Quando Vasari scrive Le vite e scriverà di una donna, dirà: nonostante tutto fa l'artista, perché stare in uno studio di un artista per una donna, sapete, non è, se fa la modella bene, ma se fa l'artista e deve dipingere il modello non va bene. Quindi forse questo sarà una parte del pregiudizio da cui nasce tutto il resto. E lei
come dicevo, fu una pioniera dei diritti delle donne, e delle donne artiste ovviamente, e fu addirittura la prima direttrice della Scuola di Belle Arti di Tunisi. Farah partecipò con un suo razzo alla 59esima edizione della Biennale di Venezia, confermando che anche la tradizione dell'artigianato locale poteva diventare uno dei motivi che ispiravano una produzione artistica consolidata, originale tra le due sponde. Quindi far conoscere anche agli europei questo modo di esprimere attraverso la tradizione, come si è detto prima, portandola però nei termini della modernità. E questa grande era diversità culturale, però fiorita intorno alla tratta Roma-Tunisi, che io preferisco come tratta, cioè nel senso che credo che ci sia stato un grande colloquio Roma-Tunisi in campo artistico, perché sono fenomeni di convivenza artistica che si legano e sono esempi di integrazione culturale molto importanti. E uno fra tutti, vorrei citare il caso di Antonio Corpora. Io Antonio Corpora l'ho conosciuto in vita, ho scritto per lui dei saggi, e il suo essere tunisino, il suo essere italiano era un tunisiano, cioè era un coacervo di tutte e due le culture che convivevano in lui con una tranquillità e senza casi del genere. Non so, per chi lo conosca, sono stati con Mario Schifano. Mario Schifano era nato in Libia, a Homs in Libia, ed era italiano, ma le sue radici libiche, ad esempio perché suo padre lavorava in campo archeologico, Mario Schifano l'ha sempre poi tirato fuori il ricordo degli scavi libici, dove lui da bambino, insomma, ha vissuto le sue prime esperienze. Ecco, parlavo di Antonio Corpora. Antonio Corpora ebbe un grande maestro, Armand Bégeot. Era stato allievo di Gustave Moreau e addirittura condiscepolo di Matisse. Quindi la scuola di Corpora è stata una scuola di Grandala. Lui modulava questo suo stile coloristico molto particolare. Lui mi diceva che questa luce l'aveva vista soltanto in Tunisia. La luce dei suoi quadri, lo splendore di queste acque, la trasparenza di questi celesti, di questi infiniti mondi che lui vedeva, mi disse appunto che erano soltanto retaggi del suo essere tunisino, dei tramonti, dei paesaggi tunisini. Dopo un'esposizione nel 29 al Salon Tunisien, Corpora viaggiò in tutta Italia e in tutta Europa, è stato un artista internazionale da questo punto di vista. Quando ritornò qui in Tunisia con i suoi quadri astratti, nello stesso Salon, pubblicò un manifesto, fu tra quelli che pubblicarono il manifesto degli astrattisti italiani che erano vicini alla Galleria del Milione a Milano, e divenne poi anche docente all'Accademia delle Belle Arti di Bologna. Tornò di nuovo a Tunisi, ecco, vedete questo ponte che non finisce mai, l'Italia-Tunisi, Roma-Tunisi, Milano-Tunisi, Bologna-Tunisi, e tornò quando anche Mose dovesse fare rifugio per scampare alle persecuzioni antisemite del 38-39. E a Tunisi, come si è già detto, anche lui farà parte di quel gruppo dei 10 che ho citato prima. Quindi molti artisti italo-tunisini tra le due guerre furono interpreti delle atmosfere generali dell'epoca, rivisitandole secondo le culture del novecentismo o della metafisica sino al cubismo e fauvismo. Che significa? Significa che gli artisti tunisini erano a Tunisi, ma i loro occhi guardavano a quello che era il dibattito allora più importante. Quindi ritorno al cubismo, al neocubismo. Poi ci sarà successivamente l'arrivo della famosa Guernica di Picasso, esposta al Salon di Parigi nel 1937, che farà epoca e sarà un punto di riferimento per tutta l'arte europea, almeno fino al 1946. La presenza, ecco, questo l'ha detto, è stato detto più volte, ma nel bell'intervento di Luca Quattrocchi l'abbiamo capito meglio, ecco, la presenza inoltre di architetti e costruttori italiani negli anni attorno alla Seconda Guerra Mondiale è un fenomeno di per sé molto complesso, come abbiamo sentito. Ne fanno parte però anche pittori di gusto mediterraneo. L'architettura, il rapporto, ne parlavamo con Luca Quattrocchi, il rapporto tra architettura e pittura è un rapporto sempre difficile, non facile. Cioè l'architetto vuole dominare il pittore non vuole sottostare all'architetto, ma spesso
La riflessione che si fa sugli spazi, dell'ambiente da parte dell'architetto non può prescindere da quella che è la decorazione e quindi per il pittore. Ecco, di questo complesso fenomeno, stavo dicendo, ne fanno parte anche pittori di gusto mediterraneo, con un'auspicata oggettività tesa ad aderire alla specificità dell'ambiente locale e in contrapposizione agli eccessi decorativi. Quindi non è un eccesso decorativo, ma per un artista che pratica l'astrazione, a volte l'eccesso calligrafico può portare anche a una deviazione del proprio percorso. Del resto, come è stato detto già in Tunisia, in diverse ondate però non ci furono soltanto architetti, ci furono artisti, intellettuali, ma artigiani, muratori, meccanici, contadini, tutti coloro che abbiamo sentito in questi giorni sfuggiti alla povertà. Proprio da questo tessuto sociale così complicato, così stratificato, attivo, produttivo, sono emersi una cultura e una continuità di lavoro. Pensate che cosa significa vivere in un ambiente in cui architetti, artigiani, intellettuali, scrittori lavorano e tessono una trama fitta di rapporti. L'artista, che ha le antenne, ovviamente capta questi sentimenti, entra in questo comune senso delle origini, si apre all'ascolto, in qualche maniera tutto questo diventa un terreno fertile. Tra l'altro la stessa sede della società Dante Alighieri, ricordo che la Dante Alighieri nasce a Tunisi nel lontano 1893, quindi credo che quest'anno compia 130 anni, facciamo un augurio per questo compleanno. Ecco, viene pubblicata la sede della Dante Alighieri in un articolo del 1935 insieme a svariate altre architetture dell'epoca, rimandando proprio a quel gusto, a quell'identità italica che è presente qui in Tunisia. Quindi la Tunisia non guarda solo l'Europa, ma si assorbe e a sua volta dà delle vocazioni, come la Villa Zirà, io credo quello dell'architetto Giovanni Ruote, non so se l'ha citata Luca Quattrocchi l'altro giorno, mi sembra di sì, però è una villa del 36, molto bella. Ecco, infine non vorrei qui dimenticare un personaggio che per noi italiani è stato molto importante nel campo politico e artistico, che è stato Maurizio Valenzi, altro tunisino, di Tunisi, come si dice, Napoli, Tunisi. Lui nasce il 16 novembre del 1909 da una famiglia ebrea, credo di origini livornesi, che già da diverse generazioni però era presente qui in Tunisia. Si era dedicato alla pittura, immediatamente lui ama la pittura. Dal 30 al 31, credo, insieme a Corpora iniziano a lavorare insieme ed aprono a Roma uno studio. Nasce a Tunisi ma va a Roma ad aprire uno studio. Tra il 1935 e il 36 aveva aderito al gruppo di italiani che facevano capo al Partito Comunista Tunisino, e con l'amico Loris Gallico redigeva il settimanale L'Italiano di Tunisi. Nel 37 Valenzi, all'epoca del governo del Fronte Popolare, era a Parigi però per collegare il gruppo dei comunisti tunisini al centro estero del PC, del Partito Comunista Italiano, e lavorava nella redazione della Voce degli Italiani, diretta all'epoca dal sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Quindi, come vedete, i rapporti già cominciano a essere rapporti interessanti. Nasce a Tunisi, a Roma apre il suo studio, va a Parigi per conto del Partito Comunista, porta sempre dietro la sua esperienza politica all'esperienza artistica, quindi ha sempre modo di avere questo occhio anche alla cultura. E intanto nel frattempo arrivano qui a Tunisi due personaggi importanti del Partito Comunista come Velio Spano e Giorgio Amendola, quelli che poi Togliatti chiamerà, mi sembra, i comunisti d'Africa, di cui non si era mai fidato molto Togliatti dei comunisti d'Africa, perché la ragione è questa, non perché i comunisti d'Africa fossero degli spioni. Il fatto che l'occupazione americana degli alleati fosse arrivata in Africa prima ancora di tutto metteva in sospetto Togliatti di possibili contatti dei comunisti che erano in Africa con i servizi americani.
ovviamente Togliatti veniva dall'altro blocco, veniva dal blocco sovietico, quindi dei comunisti africani lui si è sempre fidato molto poco. Però c'è da dire onore al vero perché dopo il matrimonio del 41 con Licia Citanova, Valenzi viene arrestato e torturato con i cavi elettrici, quindi viene sottoposto a torture alle quali lui comunque non si piega e il governo Vichy per regalo lo manda ai lavori forzati. Bravo, vai a lavorare. E fu appunto per questo internato per un anno all'Ambès in Francia. Ancora dal luglio e al novembre del 42 finì in carcere anche sua moglie, quindi dice, visto che era solo, mettiamo su anche sua moglie in galera, così siamo in compagnia, finché arriva la liberazione del 43. E qui c'è un episodio molto bello che vi invito, per chi non l'abbia fatto, a leggere le sue memorie che sono state pubblicate da Sellerio in questo piccolo e divertente libello che si chiama Togliatti c'è. Interessante perché Valenzi racconta le giornate di Togliatti in Via Broggia e fa delle sintesi politiche, ma fa anche degli scorci alla Via Broggia. Togliatti parte da Mosca nel 1944. L'obiettivo di Togliatti è arrivare in Italia prima che si formi il governo. E in qualche maniera dare una spinta comunista. Lui parla con Stalin, dice: io vado in Italia, via tutti i fascisti, non dovranno più partecipare al governo, via la monarchia, via questo, via l'altro. Stalin dice: no, via niente. Tu vai in Italia e i fascisti li reintegri, quelli più compromessi che li puoi ricattare. La monarchia non si tocca e gli fa uno scherzetto Stalin a Togliatti perché lo fa partire da Mosca. Lo manda con un aereo a Baku, da Baku si trasferisce a Teheran, da Teheran al Cairo, dal Cairo ad Algeri, l'Algeri ci sta un po' di settimane e quando arriva a Napoli, sbarca a Napoli, ormai il governo è fatto. Addirittura riconosciuto dall'ambasciatore russo, quindi Stalin aveva riconosciuto il governo Badoglio, quindi si trova di... Però, che cosa fa Togliatti? Compagni come Valenzi gli trovano questa casa in Via Broggia, al centro di Napoli. E lì Valenzi racconta le giornate di Via Broggia e ve ne racconto un episodio divertente perché Togliatti poi doveva stare lì in incognito, ma il portiere quando passava faceva buongiorno commendatore. E un giorno, voi sapete che poi arriva a marzo, ad aprile ci sarà la svolta di Salerno, il famoso discorso al modernissimo. Togliatti è arrivato con i vestiti sporchi da Mosca, non li ha cambiati, purtroppo ha questo completo che si sta portando indietro dal viaggio e Valenzi gli dice: guarda, compagno, tu non puoi andare a fare il discorso con un vestito così lercio, cioè bisogna... E Togliatti dice: beh, vedete se trovate qualcuno che me lo lavi, ma qui Napoli è tutta disastrata dalle bombe, non c'è più niente. E Valenzi e Spano riprendono il vestito e dice: compagno, tu non ti preoccupare, noi... Vedremo se troviamo una tintoria, qualcuno aperto per farti lavare questo vestito. Vanno, scendono in strada e Napoli effettivamente è tutta una maceria. Trovano un vecchietto che gli dice: che dovete pulire il vestito? Il vecchietto furbo napoletano aveva già capito che era il vestito di Togliatti. E questi gli dicono: sì, effettivamente c'è un amico nostro che deve... Mi preoccupate, signore, ci penso io, faccio io. Prende il vestito e... Tornano su da Togliatti e te ne dice: ma il vestito dov'è? Ma dice: abbiamo dato, ma come avete dato al signore? Quello me lo ruba, quello non è il vestito, non lo vedrò più, siete due scellerati. E gli fa, come si dice in Italia, un cazziatone. E Valenzi dice: ma guarda, no, ma che, il vestito non lo avrò più. Il giorno dopo bussano alla porta ed era questo vecchietto. Togliatti si presenta in mutande, caso di dire, e dice: commentato, questo è il vostro vestito. E te dice: ma devo qualcosa? Non deve niente. Sapevano tutto. Cioè, Togliatti stava là in incognita, ma sapevano tutto. Ecco, Valenzi, in questo libricino, compratelo, leggetelo perché è davvero divertente. Vi dà il senso di quelle giornate che passavano a Napoli. Nel frattempo, Togliatti stava ricostruendo con gli intellettuali in Italia anche nella rivista Rinascita le macerie di quello che era stato il periodo fascista. Questa, scusate la digressione, ma era divertente dare questo quadro
di Valenzi. Ovviamente Valenzi, lo ricordiamo tutti, lui ha avuto molti incarichi politici fino ad essere quello per cui lo riconosciamo tutti, è stato quello di essere stato il sindaco di Napoli, una città difficile. Lui l'ha presa dal 75 e rieletto nel 83. Sono stati gli anni difficili del terremoto e del colera, insomma, un sindaco che ha dovuto affrontare tantissimi temi. Ma ritorniamo al Valenzi pittore per concludere. C'è una nota dello storico dell'arte Claudio Strinati che così sinteticamente la voglio riportare perché è ben scritta e descrive bene la pittura di Valenzi. Dice: Valenzi, ritrattista e pittore, va a guardare nelle piccole inclinature dell'esistenza che indubbiamente sono rivelatrici di ciascuno di noi, inclinature che si manifestano come lampi, come folgorazioni transeunte che durano un momento. Anche i quadri, per larga parte, sono i ritratti e sono ritratti amorevoli e disincantati insieme, anche di luoghi o di oggetti. Non si può sostenere che la pittura sia stata per lui una sorta di diario dell'esistenza, ma certamente Valenzi sentiva la necessità di fermarsi su singoli personaggi, approfondendone le dimensioni del rovello interiore e della dialettica eterna tra apparenza e essenza. Con Valenzi chiudo, perché ci sarebbe da fare una piccola rassegna veloce anche degli artisti che oggi operano in Tunisia, ma lo faccio giusto così per nostra memoria. Vi do un rapido sguardo sui nomi, perlomeno i nomi che possono magari tornare. Sono artisti che stanno lavorando anche sul piano internazionale, come Mohamed Ben Soltani, che è una figura estremamente importante nella scena artistica emergente tunisina, è un curatore dell'Art Center Bikila. Ismaël Bari, nato nel 78, quindi 1978, stiamo parlando di giovani. Mona Karrai, nato a Sfax nel 70, ha studiato a Tunisi e Tokyo. Come vedete, anche questi giovani tunisini hanno uno sguardo molto internazionale. Ella Ammar, nata a Tunisi nel 69, Ella Ammar è oggi uno dei principali intellettuali, insomma, oltre ad essere un artista. Nissel Cossentini, anch'essa anche la nata a Sfax nel 76, ora lavora tra Tunisi e Parigi, disegna e lavora con fotografie, soprattutto installazioni, videopittura. Quindi stiamo parlando delle nuove frontiere dell'arte. Mwazizi è un'altra figura chiave nell'arte contemporanea in Tunisia, artista e mecenate, ha fondato Bikila Art Center a Sidi Tabet, vicino a Tunisi. Fakhri El-Ghazal lavora a Ocada, dove è nato nell'81, quindi ci stiamo approssimando agli anni più vicini a noi. Alit Nani, nato anche lui a Tunisi nell'82, lui lavora a Parigi, è uno degli artisti più innovativi che sta venendo fuori dalla Tunisia negli ultimi anni. Infine vorrei ricordare una figura molto cosmopolita come Nadia Khabib Link, cresciuta in Tunisia, a Kiev, Dubai, ha studiato a Parigi e a Tunisi, si divide tra Berlino e Tunisi. Ecco, in questo scorcio così rapido che abbiamo dato, si è cercato di capire in un secolo e più che cosa è accaduto nell'arte in questa terra. Spero che questa rapida così carrellata di nomi, di artisti, di figure, di immagini dia il senso di quello che è stato un lavoro importante per la Tunisia, ma non solo per la Tunisia, anche per la storia dell'arte del nostro secolo. Grazie. Grazie. Purtroppo il moderatore non è arrivato. Allora non siamo moderati, siamo smodati. Quindi hai introdotto, farò da dei due. Chiamerò Carmelo, credo che sia. Lascio il posto. No, no, puoi, come vuoi. Posso? Ma prego, prego. No, mettiti qua. Dispongo. Ah, ok, mettiti qua perché io devo poi autopresentarmi. Allora, Carmelo Russo.
Buongiorno a tutti. Oui, alors, donc, vous avez compris que Alessandro Masi ha essayé de donner. Traduco un attimo in francese quello che ha detto Alessandro. Alors, donc, Alessandro Masi a donné un cadre qui va nous permettre après de rentrer dans les détails, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il a voulu montrer que la peinture en Tunisie et les arts en Tunisie ne sont pas une conquête récente et que ça vient de bien loin, disons. Et comment il y a eu ce cosmopolitisme de base à travers la création des différentes écoles et l'ouverture, bon, ça, le groupe des quatre, après le groupe des dix de l'école de Tunis. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a essayé de montrer, comment dire, bon, il a parlé en ce qui concerne les Italiens de l'innovation portée par Moses Levy, qui avait un vécu extrêmement cosmopolite puisqu'il était entre Tunis et l'Italie et il faisait le va-et-vient pratiquement. Et non seulement il faisait le va-et-vient, mais il avait, à un certain moment, il retourne en Tunisie et là où se réunit le premier groupe de l'école de Tunis. Et à cause des lois raciales qui avaient été promulguées en Italie. Comment va se développer ce groupe qui et aussi s'élargir. Ce qui est intéressant, c'est que ça va s'élargir à différentes nationalités. Et donc, au sein de ce groupe de Tunis, il y aura donc des Italiens, des Tunisiens et des Français. Donc c'est cet aspect cosmopolite qui est intéressant, je veux dire, et qui va donner lieu après à une série de vous avez vu une série de peintres jusqu'à l'extrême modernité de nos jours. Donc vraiment, ça a donné une tradition et une innovation au niveau pictural extrêmement important. Moi, je résume, hein, vraiment, vous avez. Et il s'est attardé sur trois peintres en particulier, donc Moses Levy, pour la partie italienne, Moses Levy, Corpora, Antonio Corpora, qui est entre autres d'origine sicilienne, et Maurizio Valenzi. Alors, nous, en Tunisie, on connaît très, très bien, comment dire, Moses Levy, évidemment, et on connaît plutôt Maurizio Valenzi pour son combat politique. Bon, alors, lui a expliqué comment il a toujours mêlé, hein, combat politique, et puisqu'il faisait partie du groupe des communistes, communiste tunisien et communiste italien, donc il était dans les deux. Et bon, et il a raconté certains épisodes assez marrants, quoi, que je vais pas vous résumer parce qu'autrement, de Maurizio Valenzi, voilà. Alors Maurizio Valenzi était, je veux dire, jusqu'à la veille de sa mort, comment dire, il était si je peux me permettre de faire une digression, jusqu'à la veille de sa mort, il était, comment dire, impliqué dans tout ce qui se passait en Tunisie. Je rappelle toujours cette anecdote que j'ai vécue personnellement quand, presque centenaire, il me téléphonait et il me disait « Mais les femmes en Tunisie, tu fais quelque chose pour les femmes en Tunisie ?» Donc, il était très impliqué, d'autant plus qu'il avait sa sœur qui vivait en Tunisie et qui est morte ici. Donc, je veux dire, il venait régulièrement en Tunisie. Voilà. Donc,
Et il a été aussi une des expressions de Naples dans une période extrêmement difficile. Voilà. Parce qu'il y avait eu tremblement de terre, il y avait eu des, comment dire, des épidémies, etc. Bon, je voudrais que le modérateur vienne parce que je ne peux pas parler vers le modérateur. Voilà. Donc, Enrico Caruso va faire le modérateur. Merci. On a le programme. Donnez un programme. Programme. Te lo prendo io, se lo prendo. Voilà. Il mio posto di televisione. Mi sposto allora. Sì, magari c'è su cui mettere. Io mi sposto, poi ritorno. Se c'è sto con questo. Je ne sais pas qui, au début de la séance, non so chi all'inizio della seduta, diciamo, di questa mattina, ci ha portato delle bandierine italiane. Ci sono delle bandierine italiane dappertutto. Voilà. Bon, bonjour, on donne, on commence notre séance de ce matin qui est dédiée en effet à la peinture et nous donnons la parole au professeur Carmelo Russo de l'Université La Sapienza de Rome qui nous présentera un thème, les derniers seront les premiers. Une œuvre morale dédiée à la Vierge Marie dans l'Église catholique de la Goulette. Quindi gli ultimi saranno i primi, un morale mariano nella Chiesa cattolica della Goulette. Prego, professore. Buongiorno a tutti. Parlerò italiano perché francese capisco, lo capisco bene, ma lo parlo malissimo. Ecco, io sono molto felice di essere qui perché è l'occasione per condividere uno dei temi di ricerca a cui tengo di più e che ho cominciato ad affrontare ormai nel 2012, che ha avuto un incontro molto felice, quello del, come sapete, del ritorno della processione della Madonna di Trapani nel 2017, dopo 55 anni, perché l'ultima processione, anche quella simbolica nel cortile della chiesa, è del 1962, dopo una prima interdizione dell'anno prima. Non mi soffermo su questa storia con gli amici di Marsala abbiamo avuto modo di parlare nel luglio dell'altro anno. E qui mi fa piacere invece riconnettere questo argomento, questo della Madonna. Come vedete nel titolo, ma soprattutto in questa prima foto, c'è una nuova iconografia della Madonna di Trapani, che è molto diversa da quella che noi conosciamo e che comunque rivedremo, e che in questa foto è un'iconografia in divenire, viene dipinta. Io penso che questa storia che riconnette la presenza siciliana e la Tunisia, come abbiamo visto con movimenti diversi dalla Sicilia alla Tunisia e viceversa, è una storia che deve essere vista in questo modo, una storia che si sta costruendo, non una storia del passato, non è la nostalgia che serve oggi, e parlo da antropologo, sia alla Tunisia che all'Italia,
ma serve una storia che si sta ancora costruendo insieme, perché è necessario che l'antropologia mi ha abituato a decostruire, qualche volta parliamo di identità, anzi troppe volte parliamo di identità, e abbiamo visto ieri come l'identità è una cosa fluida, è una cosa che non significa che non siamo nulla, significa che siamo tante cose insieme. Un po' come questo dipinto che in questa fase era in fase di costruzione, di definizione. E quindi perché gli ultimi saranno i primi? Quanto tempo mi prendo? 20? Quarto d'ora. Perché gli ultimi saranno i primi? Perché, come sapete, la Madonna di Trapani è stata sempre un po' il simbolo degli ultimi, lo era a Trapani, dei poveri, dei deboli, dei malati. Lo è stata a Tunisi, i pescatori. Tutti sapete la storia dei pescatori che portano durante la processione, no? Le donne che chiedono la grazia per il figlio, per la famiglia, per avere, restare incinta, eccetera. Questa nuova Madonna, che è la Madonna di Trapani, mantiene queste caratteristiche. Ecco, dicevo prima, questo è il mural che troviamo oggi dentro la chiesa della Goulette, e questa iconografia rompe per la prima volta con un'iconografia che, secondo il mito, va avanti da più di 800 anni, le datazioni sono un po' più recenti, però insomma in antropologia si dice che il mito informa la storia. Qui abbiamo la statua a Trapani e quella alla Goulette. E poi anche quella che oggi si trova alla cattedrale di Tunisi, che è le fonti orali dicono essere la vera statua che arriva. C'è tutto un gioco di copie e originalità che adesso salto. Quello che mi interessa è l'iconografia. Come vedete è pressoché identica. C'era tutto un commercio di statue, sin dal 1400-1500, quando la statua prende il posto della reliquia. La reliquia, il dito del santo, l'occhio di Santa Lucia, era diventato macabro. Per la Chiesa era importante educare attraverso una statua che ha una unità iconografica. E per la prima volta, e quindi la Madonna di Trapani ha varie rappresentazioni, ma la statua è quella che qui vediamo, con la Madonna che guarda frontalmente, il bambino sul braccio, che guarda la mamma, l'altra mano che sfiora la mano del bambino. Questa è una foto che i tunisini conoscono bene, la processione alla Goulette, siamo negli anni 50. A un certo punto però questa storia cambia. Questa storia cambia e non significa che questa storia è finita. Perché? Perché conoscete, sappiamo bene, abbiamo sentito anche ieri tante volte, quello che accade con l'indipendenza, ovvero che la popolazione cattolica europea via via diventa meno consistente. Via via c'è un cambiamento, una trasformazione della popolazione cattolica in Tunisia, alla Goulette in particolare, una migrazione subsahariana, una migrazione anche europea, ma più fluida, perché arriva il lavoratore, arriva quello che è l'istituto di cultura, arriva l'imprenditore. Certamente questa presenza alla Goulette non è quella a cui è abituato il siciliano di Tunisi, ma anche il tunisino. E un altro tipo di presenza. Certamente contribuisce anche la rivoluzione, perché si instaura anche un clima di incertezza per il mondo cattolico. Come sapete bene, le minoranze con la rivoluzione hanno possibilità di esprimersi, minoranze berbere,
Non dimentichiamo che 2 milioni di tunisini hanno origine africana, subsahariana, 2 milioni su 11 milioni di abitanti, berberi, dicevo, minoranze religiose, tornano nello spazio pubblico. Ma è anche vero che, come sappiamo, una serie di attentati ha portato una instabilità. A un certo punto, nel 2017, c'è un progetto che è quello di un gruppo di artisti italiani che in realtà riguarda l'Italia. In Italia vogliono dare una nuova immagine alla Madonna, anzi alle Madonne, le Madonne dove, le Madonne in cui hanno un forte luogo, simbolo comunitario, la Madonna di Pompei, la Madonna dell'Incoronata, Madonne più famose che hanno una forza, una capacità, ecco lì sì, anche identitaria. Questi artisti in realtà hanno una idea laica e non religiosa. La domanda è: cosa rappresenta oggi la Madonna? Forse anche per un non cattolico. Che cosa, da cosa deve proteggere oggi la Madonna? In vari punti d'Italia, vedete quei puntini sono luoghi diversi, individuati, dove la Madonna ha una presenza forte. Quando arrivano a Trapani, incontrano alcune persone che dicono: la Madonna di Trapani devi rappresentarla non qua, non a Trapani, ma alla Goulette. Con questa idea, questi artisti arrivano a parlare con l'Istituto Italiano di Cultura, con la Dante. Vogliono conoscere la comunità alla Goulette per una nuova rappresentazione, una nuova iconografia. E così io ho seguito questo procedimento. La Madonna alla Goulette, ecco, la domanda era questa: da cosa deve proteggere oggi la Madonna? E questa nuova raffigurazione bisognava realizzarla su una parete, un muro. Ecco, in questo dibattito, questo artista è rimasto un po' deluso, perché la Madonna di Trapani, la comunità della Madonna di Trapani è quella che un po' vedete con questo attorno al tavolo. C'era Nicola Piazza, che voi conoscete con Cala Coppola, che era l'unico siciliano di Tunisia. Madonna di Trapani quasi senza Sicilia. La gran parte delle persone, a parte Ilyes che è tunisino, era soprattutto composta da africani subsahariani. Come sapete anche il parroco è del Chad. In questo dibattito, in cui si diceva la Madonna di Trapani oggi che cos'è? Come la dipingiamo? Che cosa significa? Da chi ci protegge e chi protegge? In questo dibattito il parroco, ma anche gli altri cattolici africani, hanno scoperto la storia della Madonna di Trapani. Per loro quella era una statua della Madonna tout court. Non è la Madonna, Trapani non sapevano neanche che è una città. Non sapevano nulla dei pescatori, degli ultimi, della processione, dei miracoli. E quindi nel dibattito questi nuovi cattolici quali temi fanno emergere? Dei temi che con la Madonna, tra virgolette, originale non c'entrano niente. Il colonialismo e il neocolonialismo. Quello che emerge è la discriminazione verso l'ultimo,
la mancanza di diritti verso chi vuole attraversare il Mediterraneo, il falso essere liberi da potenze europee, un potere che rimane, ma rimane sotto traccia, nascosto, anche più ipocrita. Questo emerge dal dibattito. E quindi, questa è la Madonna che voi conoscete, l'artista, un po' deluso, deve trovare una nuova rappresentazione. L'idea era un'idea democratica, costruire quattro modelli e poi la comunità dopo controlla questi quattro modelli, dice questo no, questo è brutto, questo sì. Ci mettiamo d'accordo insieme. Allora, il primo modello è questo, perché dopo che si parla, e lui dice allora la Madonna di Trapani qua deve andare via, non ha più niente da dire, se ne torna a Trapani con la valigia. Questo non è piaciuto, non è piaciuto, c'era anche Nicola che comunque è siciliano, quindi no, la Madonna rimane qua, non deve andare via. La Madonna che deve ospitare un altro simbolo, va bene, lasciamo qua la Madonna, ma non basta, serve qualche altra cosa, perché questa Madonna non rappresenta più quello che era. Ma anche questo non piace. Loro dicono no, la Madonna basta lei, serve lei, non ha bisogno di un altro simbolo, non ci piace. E quella che piace è la Madonna che cambia completamente iconografia. Vedete qui un po' c'era stata l'idea di mantenere un po' l'iconografia. Il bambino in braccio, la Madonna, qualcosa rimane. Anche qui c'è un certo cambiamento iconografico, ma anche una conservazione di certi caratteri. Invece quella che rompe completamente è quella che piace, chiaramente. La Madonna che con il suo mantello protegge i migranti da una pioggia di persone. Il bambino però è sceso dal braccio ma è a terra. E allora qui è nata un'altra discussione. Perché, per esempio, Nicola diceva no, ma il bambino non deve stare a terra, il bambino deve stare in braccio. Altrimenti questa non è la Madonna di Trapani. Ma anche i migranti dicevano la Madonna non deve proteggere dalle persone, la Madonna deve proteggere dall'ingiustizia del visto, dall'ingiustizia del passaporto. Chi ha il passaporto di un certo colore può partire, chi non ha quel passaporto non può partire. Da questo deve proteggere la Madonna. E quindi, ecco ancora Ilies, molto presente in questa fase della ricerca, che segue il mural che via via viene rappresentato, e quindi ecco come si è negoziato. Ecco come da un'idea iniziale di un'iconografia stretta, molto fissa, si sarebbe passati a una iconografia molto diversa e poi qualcosa cambia, il bambino ritorna sul braccio, i passaporti sono il male, il pericolo da cui la Madonna deve proteggere. E questo è il mural che oggi si trova alla culetta dell'Église di Saint-Augustin e Saint-Fidèle. Tutto questo si iscrive anche in quei processi che si chiamano di patrimonializzazione, rendere patrimonio tunisino, un elemento che sembra ma non è altro, non è esterno. Grazie a quella storia il parroco ha insistito tanto per far tornare la processione. E guardate che, voi lo sapete bene, non era scontato. Altri capi della Chiesa avevano paura. Quello che dicevano sempre è: non facciamo la processione perché fuori chissà può qualcuno spara. Lui probabilmente questo entusiasmo di scoprire la storia lo ha
spinto a far tornare la processione con un entusiasmo molto forte da parte di tutti. In particolare mi piace ricordare questa foto dove c'è dietro i nuovi cattolici, davanti questa signora musulmana entra dalla Madonna ed entra per chiedere la grazia. E la donna qui della mano è una cattolica della Goulette, ma di origine, pensate, olandese, neanche siciliana. E quindi vedete le bandiere tunisine. La Madonna è anche tunisina, non è un residuo del passato. Anche questo non è scontato. A Roma c'è la più grande moschea d'Europa, la più grande, come architettura, a proposito di arte, un'opera d'arte di Paolo Portoghesi, uno dei più grandi architetti italiani, inaugurata nel 1995. I romani non la conoscono. Non c'è la bandiera italiana, qui c'è la bandiera tunisina. E quindi finalmente, dopo 55 anni, questa è del 2017, queste foto, torna la Madonna. E i nuovi ultimi non sono più i pescatori tunisini e siciliani, ma sono gli africani subsahariani, gli ultimi che portano la Madonna. Allora, io credo che, ecco, questa storia non è solo una storia nel senso qualcosa del passato, ma come i veri storici sanno, non gli antropologi, la storia serve al presente. Quindi quello che mi fa piacere è provare a riflettere assieme sul fatto che queste migrazioni reciproche sono il presente. Ci servono oggi a tutti, italiani, tunisini, non italiani, non tunisini, per riflettere su che cosa significa mobilità, diritto alla mobilità e sentirsi parte di un bene comune, perfettamente come la Madonna di Trapani è oggi. Grazie. Nous avons bien remarqué, comme l'histoire que nous a raconté le professeur Russo, c'est qu'en effet, le symbole de la Vierge était toujours quelque chose, un lien très fort entre la religion et entre les gens, les derniers, comme le disait justement. Et les derniers, c'était avant les pêcheurs italiens, qui sont siciliens plutôt, qui sont venus en Tunisie. Et donc, c'était les derniers installés dans la Goulette. Et une fois qu'ils étaient là, ils ont apporté ce symbole, la Vierge de Trapani. Et c'est une statue d'origine pisane, de Pise, et qui a été en effet sculptée par un grand sculpteur en 1270 à peu près. Et donc, la Vierge était déjà dans l'église de la Vierge de Trapani, le moment donné où Saint-Louis, qui était mort à Carthage, et ses restes se transfèrent vers la France, ils ont été, pour 40 jours, hospités dans l'église de la Vierge de Trapani. Donc, ces liens entre la Sicile et la Tunisie, elle est toujours très fort. Et le moment donné où ils ont été accueillis dans l'église de la Vierge, de la Madonna di Trapani, normalement c'était les frères cadets, c'est Charles d'Anjou, qui était le roi de Sicile en ce moment-là, qui reçoit les restes de son frère avant qu'il quitte la Sicile pour la France. Donc, ces liens entre la Vierge et la Tunisie est bien plus fort de ce qu'on imagine. Et c'est pour ça que la façon de regarder de nouveau à l'exposition d'un tableau qui reflète l'histoire des derniers, qui c'était avant les pêcheurs siciliens, et maintenant ce sont surtout les Sahariens qui sont devenus finalement les derniers aujourd'hui. Donc l'histoire des derniers, c'est toujours la même. Et donc dans l'exposition, j'ai vu qu'en effet, la Vierge qui a changé beaucoup de formes,
À la fin, elle est devenue toujours la Vierge de Trapani, qui avait son manteau, et elle détient tous les gens, qui ont, les derniers, qui trouvent au-dessus du manteau de la Vierge une sorte de protection. Bon, et merci encore au professeur qui était très très bien exposé. Et donc, nous avons. Alors, normalement. Nous avons la communication de Monsieur Monteleone, lequel n'est pas venu, mais il a écrit un petit texte et peut-être que je demanderai à Rita de le lire juste pour se présenter, d'autant plus que cet après-midi à l'Institut de Culture, il y aura donc deux exposants, deux artistes. Monteleone, justement, né à Tunis et qui œuvre à Tunis encore aujourd'hui. Et il y aura donc son exposition de peinture ainsi que les productions de Gérald Di Giovanni. Donc, il devait faire une intervention pour parler un petit peu, étant donné que c'est quelqu'un qui. A connu, disons, les derniers relents de la peinture italienne de Tunisie avant le départ massif de ces peintres qui ont vécu en Tunisie. Il devait parler de un petit peu de cette atmosphère des années 50 qu'il a connue et qui a été à la base de sa formation. Mais étant donné qu'il est il a une santé précaire, il a dit qu'il préférait être présent cet après-midi au vernissage de l'exposition avec Monsieur Di Giovanni et qu'éventuellement il aurait pu communiquer avec vous à ce moment-là. Allora, solo un inciso, normalmente ci dovrebbe essere, scusami se prendo il tuo posto, ci dovrebbe essere la relazione del pittore Monteleone che probabilmente è l'unico siciliano nato e vissuto a Tunisi, è rimasto a Tunisi, che doveva un po' raccontare un po' questo ambiente dei pittori italiani rimasti in Tunisia fino agli anni 50-60 e poi che hanno lasciato definitivamente la Tunisia e che hanno contribuito alla sua formazione. Però lui ha dei problemi di salute e preferisce essere presente alla vernice di questo pomeriggio all'Istituto di Cultura, quindi ha mandato solo un piccolo testo di presentazione. C'è una chiavetta, non so dove c'è una chiavetta con le sue opere. Io non ho... Je vous ai donné une clé avec... J'avais mis une clé USB là-bas, blanche. Vous avez la clé USB blanche? Je vous l'ai donnée, je crois. Je vous l'ai donnée. Voilà. Alors, on va faire défiler, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. Voilà. On va faire défiler simplement ce qu'il nous a donné. Franchement, je n'ai pas vu ce qu'il a donné. Voilà. Et je suppose qu'il y a. Il y a des images. Il y a des images, non? Avec la présentation. Oui. Alors, Sylvain Monteleone est originaire, sa famille est née à Tunis,
Sa famille est originaire du côté du père de Trapani et du côté de la mère de Marsala. Voilà. Je clique. Je clique. Non. Quella che prende quella che di dopo. Sì. Da qui si sposta. Ok, e questa è quella che stiamo. Allora comincio a leggere. Sì. Lì son texte e tu. Sì. L'ha scritto in italiano, mi sentite? Sì. Allora, buondì, mi chiamo Silvano Monteleone, pittore nato a Tunisi il 2 febbraio 1947, da una madre nata a Trapani e da un padre nato a Tunisi, da genitori venuti da Trapani. La mia riflessione artistica, oltre ai pittori classici, impressionisti, cubisti, astratti, alla pittura americana, russa ed altri movimenti d'avanguardia degli anni Sessanta, senza dimenticare i miei maestri di Tunisi, il mio viaggio si è fermato a Bagheria, dove il maestro Renato Guttuso mi ha attratto per la sua pittura, la sua poesia ed anche per il suo pensiero umano. Scriveva, apro le virgolette, io credo fermamente in un'arte in cui sia possibile rendere conto delle passioni e dei sentimenti quali essi sono nel cuore umano. Chiuse virgolette. Tanto tempo è passato dalla mia prima teiera blu, dipinta nel 1960. Senza abbandonare i colori, il disegno seguiva fino ai corsi della Scuola di Belle Arti di Tunisi nel 1967-1968. Fai scorrere. Faccio scorrere? Fai tu. Dopo 3 anni di studi accademici, microfono. Allora, dopo 3 anni di studi accademici, ho fatto la mia prima mostra all'Istituto Italiano di Cultura nel 1971. Non funziona. 3 anni dopo, con il diploma di arredatore in tasca, mi sono messo ad esporre i miei lavori in diverse gallerie. Sì, sì. La mia pittura era, ed è sovente, tematica, con uno sfondo poetico, quella poesia che scrivo nei miei momenti di solitudine esistenziale. Momenti di intensa emozione, quando penso alla frase di Leonardo da Vinci, che diceva che la pittura è una poesia che si vede, allora scrivo e dipingo, dipingo e scrivo. Nel 1983, una porta si apre e rivedo con gioia la Dante Alighieri, dove ho insegnato disegno, acquerello, acrilico, tempera e pittura d'olio, ed è così che tanta gente ha amato la pittura e continua ad amarla e a dipingere. Nel 1996, riprendendo il mio cammino solitario, avendo sempre in mente quel pensiero del maestro Guttuso, scritto nel lontano 1937, apro le virgolette, non so chi ero, chi sono, per vizio mi sostengo, per l'amore delle cose che rivedo ogni giorno, chiuse virgolette. Per me queste cose che hanno un'anima e che rivedo ogni giorno mi danno la forza di amare tutto quello che mi circonda, e questo amore cerco di trasmetterlo agli altri. Strada facendo, nel 2005 ho aperto una galleria d'arte intitolata La Scacchiera. Apro le virgolette. Avevo una gran voglia di vivere un mio sogno, e se il sogno è la letteratura del sonno, come diceva Cocteau, sogno ad occhi aperti e rivedo la mia tavolozza colorata che mi guarda con tenerezza ed i miei pennelli che, anche se hanno perso qualche pelo, scorrono felici sulla tela, sperando che l'inchiostro non finisca e che la mia pittura poesia continua a fare sognare e esistere gli altri e me stesso. Fine della lettera.
Grazie. Grazie. Les images, juste les tableaux, parce que le peintre Sylvain Monteleone, en effet, elle a eu l'occasion de rencontrer Renato Guttuso, c'est un grand peintre de la Bagheria, un des peintres et plus importants d'Italie, en effet. Et par lui, il a pris la leçon de la couleur qui se représente de la peinture de la nature morte jusqu'au personnage. Donc, si nous voyons en effet les tableaux qu'il a fait, on peut rencontrer et revoir l'inspiration de la peinture de Renato Guttuso. Et lui, en effet, il dit la peinture, c'est comme une poésie qu'on peut voir sans lire. Voilà. Et c'est pas tout à fait les mots qu'ils ont choisi tout à l'heure, mais quand même, c'est ça l'essence qu'ils voulaient donner. Et comme vous voyez, il a fait aussi des cours de peinture à la Dante Alighieri. Et cet après-midi, on va les voir. Donc, on aura l'occasion de voir de tout près les tableaux que nous avons vus en passage. Bon, maintenant, et nous avons, je ne sais pas qui c'est Sylvia Finzi, tu connais, hein? Université La Mamanoupe, hein? Qui nous présente un texte tra arte e artigianato, la presenza dei pittori siciliani a Tunisi, uno sguardo controcorrente all'orientalismo europeo. Donc, entre art et artisanat, la présence des peintres siciliens à Tunis, un regard à contre-courant par rapport à l'orientalisme européen. Merci, grazie. Tu vas me traduire en français après? Il n'y a pas de problème, posso parlare in italiano. Enfin, parlerò misto come al mio solito. Je parlerai les deux. Allora, pardon? Non. Mi serve. Ok, vai. Allora. Il mio intervento ha voluto focalizzarsi sui pittori siciliani. Allora, abbiamo visto con l'intervento questa mattina del professor Masi che in realtà non ci sono solo pittori siciliani in Tunisia, ma tra i, voglio dire, sì, corpora è siciliano, ma Moses Levino, Valenzino, eccetera. Però io non mi sono interessata, diciamo, a questi pittori di estrazione più borghese in un certo senso, che come Valenzi, come Moses Levi, eccetera, perché questi avevano avuto una formazione accademica dovuta anche al fatto che venivano da famiglie più abbienti e quindi hanno un percorso che poi si incontra chiaramente con la generazione dei pittori siciliani che faranno seguito a questi iniziatori, diciamo, soprattutto Moses Levi, che li diversificano un po' rispetto a Moses Levi. Quindi quello che è interessante è vedere un po' focalizzarsi su questi pittori siciliani che sono presenti
già prima del protettorato francese, ma la cui presenza si svilupperà moltissimo dopo il protettorato francese, perché la maggioranza della popolazione, faccio solo un inciso, la maggioranza della popolazione siciliana di Tunisia, in Tunisia arriva comunque alla fine dell'Ottocento, mentre pochi elementi sono presenti in Tunisia prima del protettorato. Ci sono però pochi e comunque sono interessati a sviluppare o le relazioni economiche più a trovare un lavoro che permetta loro di insediarsi, sopravvivere, eccetera. Quindi le arti sono presenti, ma poco presenti. Se noi guardiamo i giornali dal 1838 fino all'inizio del Novecento, vediamo che ci sono poche mostre e poca attenzione all'arte, perché giustamente ci si interessa ad altre problematiche, che sono delle problematiche più sociali o economiche. E diciamo che sarà la colonizzazione che cercherà di sviluppare un discorso sull'arte in modo più articolato. Perché la colonizzazione? Perché la colonizzazione francese chiaramente ha questa volontà, certo, di imporsi da un punto di vista politico, ma non si può disgiungere la supremazia politica dalla supremazia culturale. Non dimentichiamoci che bisogna anche formare le menti, e formare le menti significa che bisogna coinvolgere e bisogna francizzare in un certo senso la cultura, imponendo anche un modello culturale e artistico che viene dalla Francia. Non a caso i Salon Tunisien saranno inaugurati dalla Francia e anche le esposizioni universali che si terranno un po' a Parigi o anche altrove, a Palermo, eccetera. Allora, diciamo che le scuole d'arte nascono durante il protettorato francese. Prima non c'è nessuna manifestazione artistica? Sì, c'è, ma sono i ritrattisti. Sono i ritrattisti, e cioè sono delle persone che cominciano a produrre per le famiglie bellicali o per le famiglie bellicali oppure per i notabili tunisini. Non c'era questa tradizione prima. Diciamo che questa tradizione è ottocentesca. Non c'è la tradizione della rappresentazione in Tunisia, perché chiaramente sapete che nel mondo islamico non si rappresenta la figura umana, e sarà una forma di desacralizzazione quella di fare i ritratti di questi notabili e di queste famiglie bellicali. Qui avete un quadro di Castro Giovanni che ritrae il Bey, e sono quindi casi isolati, non so come dire, non c'è una scuola di pittura.
Ultimamente Dominique Jarassé ha pubblicato un'opera collettiva che si chiama Exposition et culture coloniale, mostre e cultura coloniale, le arti in Tunisia sotto il protettorato. È stato pubblicato negli anni 20, Sonia Gallico e la sottoscritta abbiamo collaborato alla scrittura di questo volume con un articolo e parlando un po' della produzione italiana. Allora, diciamo che gli italiani ci saranno, però ci saranno i pittori siciliani, che sono estremamente numerosi. Adesso non vi posso fare una lista, io ho la lista esaustiva di tutti i pittori siciliani che dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 50, diciamo 50-60, sono stati presenti in Tunisia. Però domani mattina saremo ancora qua e quindi ce lo evitiamo. Allora, diciamo che quello che è interessante è che in questo libro in cui Jarassé fa un po' il punto di questa politica coloniale di propaganda culturale attraverso la volontà di affermare un predominio culturale e artistico francese sulla Tunisia e di formare le menti. E creano quindi una scuola delle belle arti, poi, e soprattutto creano i Salon Tunisien. I Salon Tunisien che sono, e ve li faccio vedere, ecco, i Salon Tunisien nei quali vengono ogni anno esposti i quadri dei pittori. Allora, c'è una partecipazione, la domanda era: c'è una partecipazione dei siciliani a questi Salon Tunisien? Sì, certo, c'è, però diciamo che la presenza massiccia dei pittori siciliani possiamo vederla dopo gli anni 20. Perché dopo gli anni 20? Perché chiaramente arrivando per lo più in Tunisia le famiglie siciliane alla fine dell'Ottocento, solo dopo i figli che frequenteranno le scuole e spesso anche o le scuole francesi o le scuole italiane avranno quindi questa formazione di cui parleremo, perché quella italiana sarà un po' specifica rispetto a quella francese. Quindi ci saranno questi primi Salon Tunisien dove e qui vi faccio vedere per esempio alcuni di questi libretti dove ci sono tutti questi pittori francesi, italiani, tunisini, eccetera, che espongono regolarmente ai Salon Tunisien, e questi cataloghi tra l'altro sono all'archivio della Dante, di cui mi sono ampiamente servita. Ecco, vedete 1921, solo per farvi vedere questi 24, 25, solo per avere un esempio di questa sezione artistica dei Salon Tunisien. Allora, che cosa bisogna dire? Bisogna dire essenzialmente che all'inizio c'è una presenza, ma non importante, dei pittori siciliani. Dobbiamo aspettare gli anni 20 perché ci sia una presenza massiccia, diciamo, dei pittori siciliani di Tunisia a questo punto, e non in Tunisia, perché sono nativi di Tunisia.
partecipano anche alle esposizioni universali, alle di Parigi, dove viene regolarmente allestito un padiglione delle arti coloniali e in modo specifico della Tunisia. Allora, come viene presentata questa Tunisia? Viene presentata come si presenta una cultura indigena, cioè in maniera piuttosto orientalista, cioè folcloristica. È una Tunisia da cartolina, non è una Tunisia reale. La grande novità dei pittori siciliani di Tunisia è che, essendo nativi del luogo, non vedono la Tunisia in maniera orientalista. Non vedono, e venendo anche da ambienti sociali più vicini a quelli dei tunisini, a questo punto hanno uno sguardo sulla realtà tunisina, sulla vita quotidiana in Tunisia, anche sugli aspetti sociali di una Tunisia più umile, che certamente non ha l'orientalismo, la rappresentazione orientalista. Quindi è particolarmente interessante, perché in questo senso sono innovatori e permetteranno uno sguardo diverso sul paese. Mentre i francesi cercano di rappresentare, questa Tunisia, mostrando come come ci sia una spaccatura tra la formazione europea e la formazione indigena. In effetti la partecipazione indigena è più legata all'artigianato, mentre la formazione detta artistica è più di matrice europea. Volendo instaurare proprio questa spaccatura, proprio rinascimentale direi, no? Tra le arti concettuali e le arti pratiche, le arti manuali, no? E il discorso colonialista si focalizza proprio su questo, cioè che nelle mostre del Salon Tunisien c'è una parte che è dedicata a quello che si chiamano le arti industriali. Le arti industriali, cioè siamo nelle arti indigene, mentre l'arte continua ad essere l'arte europea. Quindi questa differenziazione della cultura portata dal colonizzatore e anche in questa distanza tra un'arte per i poveri e un'arte per gli intellettuali. È interessante che all'indomani degli anni 20 e in particolare negli anni 30, la Dante Alighieri, che era la prima istituzione culturale italiana in Tunisia, come l'ha ricordato Alessandro Masi, nasce nel 93, è chiaro che vuole anche lei, perché facciamo un breve riassunto storico, se vogliamo, cioè si instaura una grandissima rivalità tra i francesi e gli italiani, per cui c'è questa volontà di mostrare come anche gli italiani
sono capaci di produrre una cultura italiana in Tunisia. Quindi ci sarà questa competizione tra, da una parte, le scuole di belle arti inaugurate dai francesi, le mostre francesi o comunque capeggiate dai francesi, e questo tentativo degli italiani di competere anche da un punto di vista artistico con le autorità coloniali. E questo, il tramite di questa competizione sarà la Dante Alighieri. La Dante Alighieri, dove per la prima volta si espongono le opere degli artisti italiani e siciliani in particolare, e dove per la prima volta e dove si crea, no? Poi negli anni 30, dove si crea la scuola del dopolavoro, che sarà importantissima per la formazione dei giovani artisti italiani, artisti e artigiani. Vorrei dire che non c'è una vera separazione tra l'essere artista e l'essere artigiano, perché contrariamente a quello che avevano cercato di stabilire i francesi, cioè di stabilire veramente una divisione tra l'artista, l'intellettuale e l'artigiano, gli italiani invece, attraverso queste formazioni tra scuola d'arte e scuola d'artigianato, cercheranno di mostrare invece che c'è un vero connubio tra l'espressione detta industriale e l'espressione invece puramente artistica, che è un grande dibattito in storia dell'arte, cioè qual è la frontiera tra l'arte e l'artigianato. C'è un'arte nobile e un'arte povera, voglio dire, è un dibattito senza fine che ancora oggi continua a alimentare. Dunque, dicevo che c'è nel... Vi faccio vedere. Allora. Nel 1925 viene inaugurata la nuova sede della Dante Alighieri, che si trova, se avete la curiosità, oggi a Rue Micheldun, e che oggi è un centro culturale tunisino. L'inaugurano per affermare proprio il prestigio, no? Della cultura italiana, anche in concorrenza con i francesi. Questo, lì ci saranno dei corsi di pittura, dei corsi di pittura in particolare diretti da due professori che insegnavano anche al liceo italiano, che sono Prosperi e Lucerni, i quali creeranno queste scuole di pittura, ma non solo di pittura, anche di ceramica, di banisteria, cioè mescolando i generi, e ogni anno ci sarà una mostra giovanile di pittura e di arti in genere, che cercheranno di mettere in valore questi pittori. E questi pittori saranno al 90% d'origine siciliana. Allora, ci faranno anche delle mostre personali. Vedete qui, per esempio, ho messo che nel 31 ci sarà la mostra di Corpora, di Antonio Corpora. Tra questi pittori siciliani ce ne sono alcuni
che hanno avuto un ruolo importante. Allora, ne citerò alcuni perché non posso parlare. Uno è Aldo Ronco. Aldo Ronco partecipa ai primi Salon Tunisien. E qui vi faccio un po' una carrellata, mi dispiace, ma perché altrimenti metto troppo tempo. Allora, e abbiamo quindi, per ben mettervi, per ben capire un po' come funziona, quindi nel 98 e nel 1898, nel 1893 nasce la Dante, ma è riconosciuta ufficialmente in Tunisia dal Beid nel 98. Tra il 98 e la Prima Guerra Mondiale c'è poco spazio per la rappresentazione artistica, soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale, diciamo che l'attività della Dante è molto più dedicata all'attività sociale, perché creano un orfanotrofio per i giovani rimasti senza genitori dopo la guerra, dopo la Prima Guerra Mondiale. Sono più dedicati ad attività sociali o di aiuto ai giovani, e solo come vi dicevo, solo dal 32, con l'istituzione di questa scuola del dopolavoro, che la Dante contribuirà alla formazione di artisti ed artigiani con queste mostre annuali. Fino al suo esproprio nel 1941. Quindi dagli anni 30 alla Seconda Guerra Mondiale, diciamo che la Dante sarà molto attiva per permettere a questi artisti, a questi giovani artisti, di esporre. Allora, ma espongono anche ai Salon Tunisien, certamente. No, cioè non sono... vi faccio vedere. Allora, Vincenzo Arena, io cito solo i siciliani, chiaramente, che è registrato come architetto e che esporrà anche lui al Salon Tunisien. Allora, forse siamo a Cartagine, vedete che Cartagine è tutta costruita oggi, questo è Cartagine negli anni 20. Allora, Palumbo Salvatore è nato a Tunisi, è rimasto sino agli anni 50, ha eseguito grandi pitture murali e all'indomani della Seconda Guerra Mondiale ha, insieme ad altri pittori come Mazzotta, come Bocchieri, ha contribuito a restaurare le chiese, che soprattutto la chiesa di Biserta e la chiesa di San Giuseppe a Tunisi, che erano state parzialmente distrutte dalla guerra, e facendo grandi pitture murali, ma anche mosaici. Per esempio Bocchieri, Emanuele Bocchieri, che sarà forse uno dei più noti tra questi pittori siciliani perché faceva parte della scuola di Tunisi, farà moltissimi mosaici sia nelle facciate architettoniche sia appunto mosaici all'interno
di queste chiese. Per esempio, Bocchieri farà tutte le vetrate della chiesa di Biserta. E tutti questi espongono sia alla Dante, cioè sia con gli italiani, sia con i francesi ai Salon Tunisien. Abbiamo Alessandro Abate, che è nato a Ragusa nel 72 e è morto a Tunisi nel 59, e partecipa nel 37 alla Mostra Internazionale di Parigi e nelle sezioni artisti tunisini. Quindi lui fa parte del gruppo indigeno, cioè non è considerato come un francese, ma come un artista tunisino. Vi parlavo di Bocchieri. Bocchieri forse è stato uno dei pittori più importanti, diciamo, tra i pittori siciliani in Tunisia, e è nato a Tunisi nel 1910, è rimasto fino agli anni 60 in Tunisia, e negli anni 60, insieme alla maggior parte della collettività che lascia la Tunisia, si trasferisce in Francia, dove proseguirà la sua carriera artistica, la sua attività artistica. Lui fa parte del gruppo dei 10 dell'École de Tunis, della scuola di Tunisi. Siamo di fronte a una nuova generazione di siciliani, cioè i siciliani che hanno frequentato la scuola, che hanno frequentato l'università, che hanno frequentato le scuole d'arte. Quindi Bocchieri fa parte di questa generazione che comincia ad avere una formazione artistica specifica. Mentre diciamo che le prime partecipazioni dei siciliani ai Salon Tunisien non c'erano degli artisti che non avevano una formazione accademica, diciamo, avevano una formazione, come dire, erano autodidatti, diciamo. Ecco, con Bocchieri invece si inaugura una generazione, la seconda generazione, diciamo, di siciliani nati in Tunisia, che frequenta invece, che ha una formazione accademica diversa, e in effetti si vede anche che è di una qualità diversa a livello pittorico. Allora, lui, Bocchieri, aderisce quindi all'École de Tunis, fa parte del gruppo dei 10 ed è pittore mosaicista, quindi, e partecipa sia alle mostre organizzate, sia collettive che personali, della Dante Alighieri, sia al Salon Tunisien. Vi faccio vedere altri dipinti di Bocchieri, che sono sulla piccola Sicilia della Goulette, perché uno dei temi privilegiati, diciamolo, uno dei temi privilegiati dei pittori siciliani di Tunisia, chiaramente sono le marine, sono i porti, sono le piccole imbarcazioni popolari della piccola Sicilia, che sono molto presenti in tutte le pitture di questi siciliani, come vedete qua, e i mosaici invece hanno una vocazione religiosa.
qui avete una scena di pesca sempre alla piccola Sicilia della Goulette di Salvatore Palumbo. Altro pittore che è stato molto importante siciliano è Michele Miranda. Michele Miranda è nato a Tunisi nel 21, è originario di Alcamo e anche lui con Bocchieri fa parte della scuola di Tunisi, dei primi, quindi dei fondatori, diciamo, e quindi dei primi 10, e partecipa praticamente ininterrottamente ai Salon Tunisien dal 41 al 56. Non si trovano invece molti dei suoi quadri, quindi io ho avuto grosse difficoltà. Allora, questo per esempio è nelle cave, come si dice, buttato nelle cantine del Ministero della Cultura. Questo poi ne parleremo forse in un altro momento, però c'è un patrimonio artistico assolutamente eccezionale che si trova buttato nelle cantine del Ministero della Cultura e che dovrebbero essere restaurate e mostrare anche questo cosmopolitismo iniziale della pittura in Tunisia, cosa che non viene fatto per delle ragioni che mi sfuggono, diciamo. e quindi è un patrimonio culturale dalla fine dell'Ottocento ai primi decenni del Novecento, di cui nessun tunisino, se non le persone che che hanno direttamente studiato, si sono interessati a questo fenomeno artistico, nessuno ne è a conoscenza. Nessuno sa chi sono stati questi pittori quindi ci sarebbe veramente... Non c'è un museo d'arte moderna, diciamolo. Non c'è un museo d'arte contemporanea e finché non ci sarà un museo d'arte contemporanea non ci sarà la rivalutazione di questo lavoro che oggi ha permesso ai pittori tunisini di essere quello che sono anche a livello internazionale. Questo è una volontà politica che contro la quale non posso competere. Un altro dei pittori siciliani è Nicosia Girolamo, che è nato a Licata nel 1911 e viene in Tunisia da piccolo, chiaramente, con la famiglia. Lui non frequenta le scuole francesi, ma si forma alla scuola del dopolavoro e anche lui partecipa alle mostre del Salon Tunisien. Allora, io ve li faccio vedere per avere un'idea della folta partecipazione degli artisti siciliani. Anche qui la Goulette, perché la collettività italiana, la collettività siciliana in particolare, vive intorno a queste due piccole Sicilie di cui abbiamo parlato il primo giorno. Quindi sarà un tema importante, diciamo, di riferimento artistico. Un altro pittore siciliano è Antonucci, Filippo. Antonucci, anche lui nasce a Tunisi nel 14, poi negli anni 60
come l'insieme della collettività italiana di Tunisi parte negli anni 60. È oriundo di Favignana e anche lui è formato alla scuola del dopolavoro della LAV. Lui insegna anche in una scuola della piccola Sicilia e segue appunto questi corsi di pittura di questi due professori che hanno avuto un ruolo fondamentale nella formazione degli artisti e degli artigiani e italiani di Tunisia, che sono appunto Prosperi e Lucerna, di cui ho parlato precedentemente. E lui, Antonucci, è anche uno scultore, e siccome Lucerni era il professore Lucerni insegnava il disegno mentre il professor Prosperi la scultura, lui diventa il discepolo di questo Prosperi. E parteciperà anche lui nel dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con Bocchieri e Mazzotta e Peritore, che anche lui ha una formazione alla scuola del dopolavoro, ha non solo a delle mostre personali e collettive alla Dante, ma anche partecipando ai Salon Tunisien, ma anche alla ricostruzione degli edifici religiosi distrutti dalla guerra. Ecco alcuni quadri di Antonucci. Questa è la Marsa, per esempio. Ma ne abbiamo tanti altri meno noti, di cui si sono ritrovate solo una o due pitture, e io francamente ho ritrovato appunto in queste cantine del Ministero della Cultura, e ho ritrovato oppure nei Salon Tunisien, dove c'era scritto che Migliore ha partecipato alla mostra dei Salon Tunisien in tale anno. Però, per esempio, di questo Migliore io non ho e per me è un anonimo, cioè non ho una biografia. Quindi perché questo? Perché il punto di vista, almeno dal quale sono partita, è che artisti noti o artisti meno noti, non è importante questa separazione. Ciò che è importante è mostrare l'attività collettiva di questi pittori, indipendentemente dalla loro notorietà internazionale o nazionale. Quindi qui vi faccio solo scorrere. So che non ho più tempo. Allora, Agnello, anche lì è la piccola Sicilia, che è nato nel 21 e che anche lui espone sia al Salon Tunisien che alla Dante Alighieri. Allora, qui abbiamo Longobardi, Casimiro, che espone regolarmente, sono alcuni, certamente, perché ce ne sono una settantina, vero? E molti articoli di pittura di questi artisti si trovano in un giornale che si chiama Il Dibli, e che è stato pubblicato negli anni 30, e in cui si parla appunto di queste mostre d'arte. Queste sono invece di Antonio Peritore, che è nato nel 20. Voglio farvi vedere che questa è una rappresentazione immaginata della Tunisia. Ormai lui, Peritore, dipinge la Tunisia quando parte per la Francia, dove si stabilisce alla fine degli anni 50, e si rappresenta una Tunisia sognata, ma non più vissuta. Faccio scorrere.
Edoardo Ruggero, abbiamo parlato di Monteleone, si è presentato e ha insegnato la Dante. Uno dei professori di disegno della Dante, dopo la, abbiamo detto che la Dante chiude nel 41 e riprende, diciamo, in locali più modesti negli anni 60. Negli anni 60 riprende la sua attività e, come nella tradizione del Comitato di Tunisi, inaugura dei corsi di disegno diretti da Edoardo Ruggero. Edoardo Ruggero, e anche lui fa parte della scuola di Tunisi, anche lui frequenta la scuola, eccola, è la prima volta che vediamo questo gruppo che frequenta le belle arti di Tunisi, quindi non la scuola del dopolavoro, ma le belle arti, quindi ha una formazione accademica tradizionale, diciamo, e sarà professore di disegno fino alla fine degli anni 70 e lì lascia la Tunisia e parte per la Francia. E qui avete anche lì la Goulette. Allora, un piccolo, come si dice, clin d'œil a Marsala. Ho ritrovato un articolo degli anni 70 sul Corriere di Tunisi in cui si dice che due artisti italiani di Tunisi partecipano alla mostra nazionale di Marsala negli anni 70. Questo è un occhiolino a Marsala, perché è... negli anni, chi rimane a Tunisi? Allora, tutti partono, perché tutti negli anni 60, tra la fine degli anni 50 e gli anni 60, tutti gli anni sono degli anni che sono segnati dalla partenza degli italiani, sia per la Francia che per l'Italia. Allora, ma chi rimane a Tunisi di questa collettività artistica, intendo, non... rimangono invece alcune persone che con i tunisini, siamo nell'indipendenza e quindi si tratta di costruire un discorso alternativo alla Francia, creano dei gruppi di pittori, tra cui ci ha parlato di Belhoja il professor Masi, con Belhoja creano il gruppo dei sei, che sono più di ispirazione, quindi più costruttivista, più e tra cui due pittori siciliani e una donna, che è Maria Linda Giglio, che è morta da poco, e Carlo Caracci, che è di formazione architetto e che crea con Belhoja questo gruppo dei sei insieme a dei tunisini. Finisco con parlandovi di Bertolino. Bertolino è un contabile, lavora come contabile e Giuseppe Bertolino nasce a Tunisi nel 18. Voglio finire su questo perché lui era diventato cieco e decide di scolpire proprio perché, essendo cieco, deve scolpire delle forme, ma non ha una formazione accademica e si è dedicato quindi alla scultura fino alla... perché è un po' una rivincita contro la sua cecità, diciamo, e fa delle sculture prevalentemente in legno o in marmo o in alabastro. Vedete? Solo. Ed è. Allora, partito negli anni 60 insieme ai profughi della Tunisia per il nord Italia, a Brescia, vuole aprire una scuola
artistica per non vedenti, ma le autorità e insomma non ha la possibilità di aprire questa scuola per non vedenti, questa scuola artistica per non vedenti, e quindi sarà dolorosissimo per lui questa partenza per Brescia. L'ultimo rimasto di questi pittori siciliani è Silvano Monteleone, di cui vedrete più tardi le sue Merci Sylvia Finzi pour cette exposition extraordinaire qui mélange l'art et l'histoire. Et je ne voudrais pas être à ma place pour faire un résumé de tout ce qu'elle a raconté. Je n'ai rien raconté de tout ce que j'avais l'intention de raconter. Bon, elle avait l'intention et finalement elle n'a pas réussi. Donc nous avons vu que les peintres italiens, siciliens de Tunisie, et ils étaient plusieurs. Et surtout, dans un premier moment, c'était les peintres qui sont arrivés de deuxième, de génération, parce que au début de l'arrivée des Siciliens en Tunisie, bien sûr, c'était d'autres nécessités qui menaient les gens à vivre en Tunisie. Donc ce sont leurs fils qui commenceront à étudier, et à la fin ils auront la possibilité de s'exprimer dans l'art, surtout l'art visuel, la peinture ou sinon la sculpture. Et Sylvain nous a montré là, en effet, ce qui avait déjà au point de vue de la socialité, de la concurrence entre les Italiens et les Français. Parce que chacun d'eux voulait quand même avoir une sorte de primat et voulait être mieux que les autres. Et donc les Italiens, ils ont essayé de toute façon de réagir à une sorte des priorités de l'art français sur les autres arts. Et les Français, ils ont inventé les salons de Tunis, le salon tunisien plutôt, où tous les peintres exposaient leurs œuvres. Mais au milieu d'eux, il y avait aussi des Italiens. Mais c'est surtout grâce à la Dante Alighieri, qui on commence à voir à Tunis une espèce d'école qui était en école après le travail, en effet, qu'ils n'avaient pas au début. Il n'était pas c'était pas une académie, en effet. L'académie, c'était l'académie française, que les deuxièmes générations fréquentaient pour apprendre la peinture et l'art. En général. Mais le dopo lavoro dell'école, della Dante Alighieri, ha donné la possibilité aux Italiens de fréquenter cette école et d'apprendre la peinture. Et ça a donné la possibilité de participer aussi, pas seulement au salon tunisien, mais aussi au salon international qui se tenait à Paris et qui montrait en effet la différence entre l'art officiel française, qui regardait plutôt à l'aspect de la colonisation et surtout aux grands événements de la colonisation, tandis que les Siciliens, les Italiens, ils montraient une espèce de nature, ou plutôt c'est que c'était les gens, le peuple et l'habitude de vivre dans un pays qui avait beaucoup d'espoir, mais et surtout je pense qu'il y a aussi une espèce d'origine visuelle qui remonte aux peintres siciliens. Je voudrais dire aussi, par exemple, on a beaucoup de peintres qui faisaient des peintures au côté de Palerme, on a toujours
la vue très belle della plage, des montagnes, et, par exemple Monte Pellegrino à Palerme, mais là j'ai vu les Bucornines qui reçoit le même aspect, donc ça devient la montagne une espèce de point de référence pour la peinture sicilienne qui regarde surtout la mer, donc la peinture sicilienne de fin 1800 et début 1900. Et donc nous avons les paysages de la mer, les paysages de la goulette, et surtout les paysages des petits bateaux, les barques en effet, qui sont les protagonistes de la peinture sicilienne. Bon, et entre 1932 et la fin jusqu'en 1941, la Dante devient une espèce de point de référence pour tous les peintres siciliens et italiens, bien sûr. Et nous avons vu en passant plusieurs tableaux qui ont été peints par les Siciliens. Et ces Siciliens, plutôt, ils ont quitté la Tunisie pour s'en aller aux étrangers, en France ou quelqu'un en Italie. Et à partir de ce moment, la majorité des peintres siciliens ont quitté la Tunisie. Mais ce qu'il nous montrait aussi Sylvia Finzi, c'était que les peintres siciliens de deuxième génération, c'était des peintres tunisiens, pas tout à fait seulement siciliens, parce que pour eux, ils peignaient en effet le paysage de la Tunisie, que c'était leur paysage. Ce n'était pas le paysage de la Sicile, que c'était le paysage de la mémoire de leurs ancêtres, mais plutôt c'était le paysage de la Sicile qui donnait des spunti pour donner pour réaliser des tableaux qui puissent représenter leur vie en étant tout à fait des Siciliens, des Tunisiens. Et donc, il y a quelqu'un qui est resté, donc Monteleone aussi, qui est encore vit en Tunisie, qui ont donné leur trace, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, pour la reprise et la restauration des églises qui ont été bombardées et qui ont été détruites. Et donc, nous avons des peintres qui ont fait de la peinture murale, mais aussi de la mosaïque. C'est la mosaïque qu'on a retrouvée il y a quelques jours, avant-hier, en regardant les immeubles qui ont été réalisés par les Siciliens à Tunis, qu'ils avaient, comme je disais avant-hier, une sorte d'unité entre les arts officiels, que c'était l'architecture, qui était mêlée avec la sculpture et surtout la peinture et la mosaïque. Donc, comme vous voyez, c'est très difficile de dire ce qu'a dit Sylvia Finzi. On a eu les groupes des 10, le groupe des 6, et surtout les derniers sculpteurs qui n'avaient pas jamais fréquenté une école d'art, qui d'autodidacte a réalisé des sculptures pour non-voyants, et qui a essayé en fait, à un moment donné qu'il a quitté la Tunisie, de réaliser une école de la sculpture pour les gens qui ne voient pas, et qui n'a eu pas de succès en effet. Et donc c'est triste qu'un personnage comme ça, qui n'avait pas de culture artistique, qui a inventé un art en effet, et qui... À la fin, il n'a pas réussi d'avoir une reconnaissance internationale. Et surtout, la chose que je garde pour dernier, c'est les cris de douleur de Sylvia Finzi qui nous a donné l'idée qu'en Tunisie, ça n'existe pas, un musée de l'art contemporain. Donc ça peut devenir, encore une fois, Matabia, un moment pour réfléchir pour ce manque qui est très important. Nous avons, par exemple, en Sicile, plusieurs musées d'art contemporain. Et peut-être, si on commence à regarder, en effet, dans les cantines
de toutes les maisons et surtout de la du ministère, peut-être on peut commencer à faire la restauration du tableau et imaginer un nouveau musée qui manque en Tunisie et qu'il faut qu'il aille sans sa réalité et qu'il puisse être un moment de rencontre pour un autre art qui a eu une grande importance en Tunisie et qui à présent, on dirait que ça n'existe pas, à part ceux qui connaissent bien cette histoire. Et donc c'est toujours un petit cercle de gens qui connaissent ça et il faudrait bien que ça devienne quand même un patrimoine de tous les Tunisiens. Merci. Il y a un petit café, je crois. On a 10 minutes pour continuer après.